Nel 1920 a Trieste la tensione è fortissima. A quasi 2 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, Trieste non fa ancora parte dell'Italia. I negoziati di pace segnano il passo e la città è sottoposta ancora a un'amministrazione provvisoria, mentre rimane vigente la legislazione austriaca. A poche decine di chilometri di distanza, Fiume in mano ai legionari di Gabriele D'Annunzio e la situazione è esplosiva anche in Dalmazia, solo parzialmente occupata dalle truppe italiane. Lo scontro sociale è forte e non si contano i tafferugli tra socialisti e forze dell'ordine, ma tenere campo è la questione nazionale. Già nel 1919 gruppi di nazionalisti italiani hanno saltato la curia per cacciarvi il vescovo sloveno e nel 1920 fanno la loro comparsa le prime squadre d'azione fasciste. A organizzarle è Francesco Giunta, avvocato toscano da poco insediato ai vertici del fascio triestino, che non vede l'ora di poterle impiegare. L'occasione arriva il 13 luglio. Il giorno prima in Dalmazia, a Spalato, si è consumato l'ennesimo scontro tra militari italiani e nazionalisti croati. Ci sono stati alcuni morti, tra i quali 2 marinai italiani. Giunta coglie la palla al balzo e convoca un comizio che ha luogo il tardo pomeriggio del 13 in Piazza dell'Unità. L'atmosfera è incandescente e in mezzo alla folla 2 persone cadono accoltellate. Mai si è saputo da chi. Una sopravvive e l'altra no. Subito dal palco uno degli oratori grida che un italiano è stato appena ammazzato da uno slavo e incita alla vendetta. Secondo un piano evidentemente precostituito, gruppi di dimostranti si dirigono verso vari obiettivi di proprietà dello Stato jugoslavo o di triestini di origine slovena per devastarli. Il gruppo più nutrito si dirige verso il grande edificio del Narodni Dom, la Casa Nazionale Slava. Costruito nel 1904 secondo una concezione assai moderna del celebrato architetto Max Fabiani, il Narodni Dom è un centro polifunzionale che ospita le principali organizzazioni slovene, croate e anche ceche della città, una sala teatrale, sedi di banche e assicurazioni e l'hotel Balkan. Questa che vedete alle mie spalle è la facciata dell'edificio dell'ex Narodni Dom. Al momento della sua costruzione, avvenuta fra il 1902 e il 1904, lo spazio intorno però era completamente diverso, perché gli edifici di fronte non esistevano ancora. Il Narodni Dom quindi si affacciava direttamente sulla piazza, che però non era l'attuale piazza Oberda, ma la piazza della Caserma Grande, nella quale nel 1882 era stato impiccato Guglielmo Oberda. Il palazzo fu disegnato da Max Fabiani, ispirandosi alle nuove concezioni moderniste elaborate dagli architetti viennesi di inizio secolo. La novità risulta soprattutto confrontando la facciata dell'edificio del Narodni Dom con quella del vicino Palazzo Vianello, realizzato invece in stile eclettico. I due palazzi divennero immediatamente simbolo di una contrapposizione culturale e politica. Palazzo Vianello venne considerato il simbolo della cultura architettonica italiana, il Narodni Dom invece della cultura architettonica austriaca. Situato in pieno centro, il Narodni Dom costituisce il simbolo dello slavismo urbano, ricco e culturalmente progredito, ben diverso dallo stereotipo dello slavo villico e incolto che tanto piace ai nazionalisti italiani. A questo punto la dinamica si fa confusa. L'assalto squadrista non si diresse contro il portone principale, che era troppo robusto, ma contro una porta secondaria che dava sulla via Galà. Qui cadde la bomba, che ferisce mortalmente un tenente dei granatieri che si trovava in licenza in attesa di congedo e che quindi, verosimilmente, stava fra gli assalitori. Inizia anche un nutrito scambio di colpi d'arma da fuoco, che però non colpisce nessuno. Le truppe poste a protezione dell'edificio, invece che bloccare gli aggressori, cominciano a sparare anche loro contro le finestre. E questa alle mie spalle è la porta che alla fine venne sfondata, dopo che la truppa smise di proteggere l'edificio e cominciò invece a sparare contro le finestre. I manifestanti entrano così, senza contrasto, devastano tutto e appiccano il fuoco all'edificio. I carabinieri fanno sgombrare gli ospiti dell'hotel, quasi tutti stranieri, ma nella confusione e nel fumo qualcuno non riesce a trovare l'uscita. Presi dal panico, un uomo e una donna si lanciano nel vuoto e si fracellano il suolo. Intervengono i pompieri, ma i fascisti impediscono loro di spegnere le fiamme che divorano completamente l'edificio.
il rogo assume immediatamente un significato simbolico. Ad andare in fiamme sono le speranze della classe dirigente slovena di Trieste di poter contare in città. Nel giro di pochi anni verrà messa in discussione anche l'esistenza stessa di un'entità slovena a Trieste. Si tratta di un piano evidente di attacco alle istituzioni slave della regione, cui le autorità dello Stato italiano preferiscono non opporsi. Oggi l'edificio è tornato a svolgere una funzione culturale in una dimensione internazionale. È sede infatti della Facoltà di Lingua e Interpretazione dell'Università di Trieste e al suo interno si svolgono frequentemente conferenze e convegni. Inoltre, al piano terra è stato creato un centro informativo sloveno curato dalle principali associazioni culturali della minoranza slovena a Trieste, chiamato anch'esso simbolicamente Narodni dom.